Benvenuti a tutti su Radio Coop 76, la radio di Conf Cooperative. E chi vi parla è Roberta De Vito e siamo a Spasso nella Tuscia, un programma che ci guida nei nostri bei posti all'interno della Tuscia Viterbese. Come ogni volta che ci sentiremo, farà da sottofondo al nostro cammino una monografia dedicata a qualcuno che piace a me, tutto sommato. Questa volta siamo in compagnia dei Sigur Rós. Questa è la musica che sta scorrendo in sottofondo. I Sigur Rós sono una band islandese che si è di Reykjavik, che si è formata proprio il 4 dicembre 1994. Tant'è vero che proprio a questa data i Sigur Rós devono il loro nome, che deriva da quello della sorellina di uno della band, che è nata proprio in quel giorno. E Sigur Rós vuol dire rosa della vittoria, quindi insomma un buon inizio propizio per questa band islandese di grandissimo successo. Ora, per celebrarli, sentiremo insieme il primo brano di un disco che ebbe all'epoca un grandissimo successo. Stiamo parlando del 1999 e il disco è Gaetis Byrjun. I nomi sono sempre molto difficili e ci andiamo a sentire proprio la prima traccia. Delle vere e proprie orchestrazioni che durano anche 10 minuti. Entriamo subito nel vivo della trasmissione e oggi parleremo di Villa Lante a Bagnaia, una frazione di Viterbo che ha uno dei giardini all'italiana più famosi d'Italia. Insieme vi ricordo a quello di Bomarzo, che è un'altra cittadina che si trova qui nei pressi di Viterbo, che ha anche un'altra particolarità. Insomma, il giardino all'italiana di Bomarzo è una vera e propria sorpresa, ma ne parleremo. Oggi ci dedichiamo a Villa Lante. È una villa che è stata costruita intorno al 1511, questa è la data, insomma, canonica in cui si fa iniziare la costruzione, ed è stata portata a termine nel 1566. A commissionare la costruzione della villa fu il cardinale Gianfrancesco Gambara. Quella che noi conosciamo come Villa Lante, però, acquistò questo nome soltanto molto più tardi, nel XVII secolo, quando se ne impossessò Ippolito Lante Montefeltro della Rovere, duca di Bomarzo. Questo quando ormai la costruzione aveva ormai 100 anni di vita. L'ideazione della villa è attribuita a Jacopo Barozzi, cioè dal Vignola.
che arriva in questo posto dopo aver visitato Villa Farnese a Caprarola. La prima notevole impressione è la differenza tra le due ville del Vignola, pur erette nella stessa area, nello stesso periodo, nello stesso stile architettonico, le somiglianze fra i due monumenti sono poche. E noi però vedremo anche durante il nostro cammino, passeremo anche da Palazzo Farnese che si trova sui Cimini, quindi avremo modo, insomma, di esplorare tutte queste divisioni che ci sono tra questi due straordinari monumenti che si trovano nella Tuscia Viterbese. Però continuiamo la nostra passeggiata, anzi iniziamo la nostra passeggiata. Quello che colpisce innanzitutto molto è la differenza paesaggistica tra Bagnaia, borgo rurale, e la villa stessa. E questo però ancora oggi, tanto come allora, ma oggi forse anche un pochino di più, perché insomma Bagnaia sia un borgo rurale che si è però evoluto nel tempo, e benché l'architettura poi rimanga quella di sempre, però insomma le tracce della vita contemporanea sono ben visibili, cosa che invece assolutamente non è così a Villa Dante, che si è fermata esattamente al 1500, epoca in cui è stata eretta. E quando si arriva a Villa Lante, la prima cosa che colpisce quindi è questo grande portico a bugnato che lo separa dal paesino da cui si procede. La villa, che venne terminata nel 1566, venne abitata appunto dal cardinale Gambara, che la commissionò al Vignola. Dopo la morte del cardinale, che avvenne nel 1587, gli successe come amministratore apostolico di Viterbo il nipote 17enne di Papa Sisto V, il cardinale Alessandro Peretti di Molteni Feltro. Fu lui, poco più che un bambino, un adolescente, a completare il progetto a Bagnaia, a costruire il secondo casino. Certo, un tempo a 17 anni si avevano le idee molto chiare, così tanto chiare da capire che la manifestazione del potere passava anche e non solo attraverso le opere architettoniche. Ora, quindi dicevamo che all'interno di Villa Lante sono presenti due casini che differiscono molto tra di loro negli affreschi. Una pittura paesaggistica nel casino Gambara, mentre gli affreschi del casino Montalto, realizzati da un artista più tardo, sono in uno stile più classicheggiante. Nel casino Gambara, gli affreschi delle logge a volta sono ricchi di colore, di molta vivacità, che sottolinea il dettaglio architettonico, mentre nel casino Montalto l'ambiente principale di ricevimento è decorato da una combinazione di affreschi e intonaco modellato, quasi come se si trattasse di un trompe-l'œil, cioè di una pittura che inganna la villa. Ma quello che distingue più di tutto il Villa Lante effettivamente sono i giardini, che costituiscono l'attrazione principale della villa, specialmente per quello che riguarda i giochi d'acqua. Sono presenti cascate, fontane, grottine sgocciolanti, insomma un vero tripudio di acqua e di natura lussureggiante. Intanto sul nostro sfondo c'è la seconda traccia di questo bellissimo album dei Sigur Rós, che è Svefn Gönglar, sempre più impronunciabile. È una traccia che è molto lunga, dura 10 minuti. Io vi ricordo anche che i Sigur Rós sono in tour, un tour che non passa mai dall'Italia. Infatti saranno prossimamente a Dublino, Edimburgo, Nottingham, Brighton, Londra, Francoforte, Malmö in Svezia, Oslo in Norvegia, e concludono
chiudono appunto il loro tour dicembre del 2013 ad Helsinki. Quindi insomma un gruppo molto bello, molto interessante, con queste melodie orchestrate, la voce del cantante che insomma è quasi angelica, devo dire, che però di qua non passano mai. Però facciamo finta di ascoltarli lungo il nostro passeggiare per Villalante. Io trovo che abbiano una sonorità che ben si accompagna a questo posto straordinario, che insomma, benché sia molto molto lussureggiante ed evidente nella sua bellezza, è al tempo stesso un posto in cui poter riflettere, che lascia spazio all'introspezione. E dicevamo i giardini di Villalante, delle fontane, di tutti i giochi d'acqua che la rappresentano. È una vera e propria armonia di acque, e la perfezione venne raggiunta però di questo magnifico impianto di idraulica, di ingegneria idraulica, soltanto quando il Vignola chiamò da Siena uno specialista di architettura idraulica, ovvero Tommaso Kiruki, sembra quasi un giapponese, con il compito di supervisionare il progetto idraulico. Venne consultato anche un architetto molto importante all'epoca, un architetto di giardini, Pirro Ligorio, ma è comunque Kiruki e il suo genio che fanno vivere ancora oggi i giardini di Villalante. Quindi vi dicevo all'inizio che dal borgo rurale di una grande semplicità, senza nulla pretendere dal punto di vista architettonico, si entra a Villalante tramite un arcobugnato, appunto dalla piazza del villaggio, semplice, molto molto naturale, e si entra in un mondo completamente diverso, in un mondo da fiaba, un mondo verdeggiante, lussureggiante, e insomma questo lascia abbastanza questa sensazione di straniamento, che poi è una sensazione tipica del 500-600, insomma di questo periodo, lo stesso in cui venne costruito Palazzo Farnese e ancora il Bosco Sacro di Bomarzo. Sono rappresentazioni di luoghi che provocano al visitatore una certa sensazione di scombussolamento, di una realtà che può essere essa stessa o il suo completo sovvertimento. Quindi entrando da Bagnaia, dove c'è una vita che è la vita di tutti i giorni, si attraversa questo magnifico arco abbugnato e si entra in un mondo fantastico, in un mondo fiabesco. E pensando a questo mondo fiabesco di una bellezza straordinaria, io vi lascio qualche minuto con un altro brano dei Sigur Rós, si chiama Stataralfur, scusate sempre la pronuncia, è la terza traccia, ed è una traccia molto lunga perché sono circa 7 minuti, naturalmente noi ne sentiremo solo un pezzetto, dopodiché ci accompagnerà come sottofondo della nostra passeggiata a Villalante, a tra pochissimo con il nostro cammino fatato, scusatemi.
Bene, rientriamo in voce e il sottofondo lo lasciamo perché ci accompagna. Immaginiamo di sentire questa melodia fatata all'interno di questo splendido paesaggio bucolico. Altre due parole sui Sigur Rós e su questo bellissimo album che è uscito nel 99. È stato molto ben accolto e devo dire che insomma i Sigur Rós ancora continuano la loro carriera. Questo album ebbe una grande acclamazione da parte del pubblico ma anche della critica. È stato definito miglior album e miglior gruppo dell'anno, certo in Islanda, ma fu la prima acclamazione di una lunghissima serie. Una curiosità è che con i primi soldi guadagnati i Sigur Rós costruirono uno studio di registrazione nei dintorni di Reykjavik, un ambiente tranquillo dove poter lavorare serenamente alle nuove opere. E serenamente noi ci introduciamo a questo punto nel primo grande parterre, cioè il primo quadrato che si incontra quando si arriva a Villa Lante. È stato realizzato, pensate, una generazione prima addirittura dei classici parterre francesi, che si ritrovano allo Château de Saint-Germain-en-Laye e a quello di Fontainebleau. Quindi insomma è stato anche un precursore da questo punto di vista il nostro Vignola. Dicevo prima che il contrasto tra la piazza del paese rurale in basso e la vista sul nuovo parterre è veramente impressionante. Si trovano all'interno di Villa Lante due casini gemelli che stanno su un solo lato, mentre sugli altri tre lati del giardino sono delimitate da alte siepi di bosso. Nel centro il piccolo arbusto di bosso è plasmato e modellato a formare motivi decorativi che circondano piccole fontane e sculture, una vera opera d'arte che di anno in anno naturalmente viene mantenuta. Il tratto più caratteristico di questo grande quadrato è la complessa fontana che è posta al suo centro, che è formata da quattro bacini separati da cammini transennati. I parapetti sono decorati con delle belle pigne di pietra e urne decorative che si mescolano all'acqua. Al cuore di questo complesso troviamo un bacino centrale all'interno del quale si trova la famosa fontana dei Mori del Gian Bologna. Ci sono appunto quattro Mori a grandezza naturale che sono disposti a formare un quadrato accanto a due leoni, e in questo caso la simbologia è molto importante. Ci troviamo in un'epoca in cui dal punto di vista simbolico l'arte comunicava molto profondamente a chi poteva fruirne. Questi leoni tengono in alto la montagna araldica che è sormontata dal getto della fontana in forma di stella, lo stemma dei Montalto appunto. Questo è il punto focale
di questa particolare disposizione di casini e parterre. I mori da una parte delimitano lo spazio che normalmente ci si aspetterebbe essere occupato da un palazzo signorile, mentre invece non è così. L'intero complesso è di fatto è una composizione nonostante sia di una bellezza grandiosa, però è una composizione priva di ostentazione. E in questo caso il giardino non è un'appendice, del palazzo, non è un suo complemento, ma è parte integrale della originale concezione della villa e del suo insieme. La villa senza il giardino e il giardino senza la villa non possono essere concepiti, sono un tutto unico che si completa perfettamente. Si trova a questo punto, sopra questo parterre principale, una serie di querce, lecci, platani, e fontane, sculture, insomma, è un posto in cui continuamente si scopre qualche cosa di nuovo, proprio come nello spirito dell'epoca, che è pervaso da una sorta di stupore continuo che il visitatore doveva avere nel suo cammino. Un'altra meraviglia che si incontra lungo questo percorso, alla fine delle scalinate, è la Fontana dei Lumini, una fontana circolare a gradini, su cui insomma si trovano molte lucerne ad olio da cui sgorgano piccoli zampilli d'acqua, e il tutto è contornato da arbusti fioriti di camelie, che sono stati aggiunti però nel XIX secolo, e tutto molto molto bello e molto interessante. Andando avanti ci si trova ad una terza terrazza, e su questa terrazza c'è una fontana che è fatta con un grande tavolo di marmo, all'interno del quale appunto scorre l'acqua. Su questa fontana il cardinale Gambara era solito ricevere i suoi commensali per dei picnic. Ci sono poi altre fontane che riproducono divinità fluviali. Al di sopra di questa quarta al di sopra c'è la quarta terrazza, dove c'è la catena d'acqua, la famosa catena d'acqua, che è un gioco fluviale che il Vignola aggiunse a molti gradini nel XVI secolo. È visibile anche a Villa Farnese e Villa d'Este, e questo ruscelletto di cavità scende in cascata al centro dei gradini per concludersi in fondo alla terrazza. È tutto uno stupirsi di meraviglie. Adesso ascoltiamo un altro brano dei Sigur Rós. Stiamo parlando di Olsen Olsen, un brano anche in questo caso molto lungo, di 8 minuti, che noi sentiremo parzialmente, che poi ci accompagnerà durante la nostra visita, che si andrà a concludere a Villa Lante a Bagnaia. Thank you.
eccoci di nuovo su Radio Coop 76, vi ricordo, la radio di Conf Cooperative. Proseguiamo e concludiamo la nostra passeggiata all'interno di Villa Lante. Ci ritroviamo quindi alla terrazza, alla quinta terrazza, dove si trova ancora in mezzo a fontane, grottini e due piccoli casini che fanno da cornice ad altre fontane, completando una composizione conosciuta come il teatro delle acque. Questi piccoli casini, come i loro omologhi più grandi sulla terrazza inferiore, hanno un disegno però particolare, probabilmente anch'esso del Vignola, con logge aperte sorrette da colonne di ordine ionico. Reggono il nome del cardinale Gambara, che è scolpito sulla sua cornice. Uno dei casini ha accesso a un piccolo giardino segreto, con una linea di colonne che gli dà un'atmosfera quasi melancolica. Il giardino ha un piano prospettico che presenta un'area boscosa con cammini e vedute verso gli obelischi e un labirinto, che è quello appunto fatto dalle siepi. Una passeggiata straordinaria, molto romantica, molto suggestiva, tra l'altro vicina a Viterbo, che è insomma una bellissima città assolutamente da visitare. Come si arriva a Villa Lante? È veramente molto molto semplice. Si trova a Bagnai, a circa 4 km da Viterbo. Ci si arriva tramite la Cassia da Roma o da nord da Siena, sempre seguendo la strada che porta verso Viterbo. Gli orari di apertura di Villa Lante cambiano a seconda delle stagioni, quindi io oltre a dirvi che mai di lunedì andare a Villa Lante, vi invito a visitare il sito della provincia di Viterbo, dove sono presenti tutte le indicazioni. Il biglietto d'ingresso costa 5 euro, ma come sempre è gratuito per i minori di 18 anni e invece per chi ne ha più di 65, e tra i 18 e i 25 anni, questa insomma si viene incontro ai più giovani un pochino più squattrinati, l'ingresso costa soltanto 2,5 euro. Quindi insomma queste sono le indicazioni. Io vi ricordo che la prossima volta che ci sentiremo, se volete continuare a seguirci, parleremo del Bosco Sacro di Bomarzo, una straordinaria costruzione architettonica in questo giardino all'interno di un bosco, che ha degli risvolti suggestivi e molto rappresentativi dell'epoca in cui si colloca, un po' come succede anche per Villa Lante, in cui l'arte è manifestazione del potere in tutte le sue sfaccettature, anche di bellezza, non solo di autorevolezza e di grandiosità. Con questa puntata abbiamo terminato la nostra passeggiata e la nostra chiacchierata. Proseguiremo la prossima settimana. Io vi saluto, vi ricordo che sono Roberta De Vito, siamo su Radio Coop 76, la radio di Conf Cooperative Viterbo. Un grande saluto a tutti, ci lasciamo con il sottofondo dei Sigur Rós. La prossima volta passeggeremo, ma con chi? Sarà una sorpresa. E allora una buona vita a tutti. Ciao!